Vi ricordate la dolce vita di Fellini? Siamo davanti a Ritz, uno dei locali più famosi di New York e non solo di New York ma in tutti gli Stati Uniti, per presentare una band di sicuro avvenire. Cosa c'entra tutto questo con la dolce vita? È una piccola sorpresa. Per adesso entriamo nel club, prima guardare, poi sapere. Ladies and gentlemen, a warm Ritz welcome please for New York City's finest Dolce Vita! Dolce Vita! Come avete visto, Mastro Jani, Anita Ekberg e il maestro non c'entrano affatto. Perciò, che cos'è questa dolce vita? Per saperlo, non c'è niente di meglio che chiederlo a loro. I dolce vita, che sono... David. Chris. Lorenzo. Maso. La sorpresa è proprio questa, due cantanti e due anche strumentisti della band vanno Italia, ovvero se sono italiani. Come sono nati Dolce Vita? Chi sono i Dolce Vita? Lo chiediamo a Lorenzo. Dunque, io suonavo con Chris, il mio padrino batterista a Milano, e poi ho conosciuto, insomma, sono venuto qua a New York 4 anni fa, ho conosciuto Tommaso tramite un altro amico italiano, ci siamo messi a suonare quelle che chiamano i cover tunes. E insomma, dopo quasi un anno abbiamo trovato David, il cantante, e ci siamo messi a suonare tutto il materiale nostro e insomma adesso ci troviamo ad essere uno dei gruppi più promettenti. Qual è il look che usa Davy nei concerti e da chi si è ispirato? The look of Dolce Vita stays mostly undefined. It's a result of everything kind of crashing together when you have echoes from European, Italian and American all thrown together right here in New York, which is where we work and live and where the music comes from. The beat, the melodies that we hear all coming through, all working together. Just in the same way, it's the same with the look, and whatever is coming into it is coming from New York. We're trying not to get confused with the fashion bands, you understand? Yeah. Yeah, e americana hanno portato dei vantaggi alla dolce vita. We have a sound that's as far as in terms of what I've heard back from people, that's a Mediterranean funk groove, which is obviously a cross between two Mediterraneans and two wasps, if that translates. The beat, I feel, in my own opinion of myself, which varies, the beat is very percussive, as for my being with Lorenzo in the past. We went basically off each other for 2 years, so we both play very percussive. The singer plays percussion, and Tommaso is a very it's a very good blend. Dolce Vita rappresenta in un certo senso cosa esce fuori da queste strade di New York. Pensi che arriverete in Italia presto? Dolce Vita potrebbe venire in Italia anche domani se fosse possibile. L'unico problema appunto è legato al possibile rilascio di un disco.
there is no action. Door. There's one solution, in revolution.